con questa presentazione. Vi state annoiando? No! Oh, ecco, meno male. Camera numero 9. Nella camera numero 9 c'è un personaggio particolare. Io vado avanti leggendovi, io non sono un attore, sono a malapena uno scrittore, manco tanto bravo, però vi leggo alcuni brani tratti dal nostro libro. Camera 9. Nel maggio del 68 possedevo una Stratocaster e una chitarra che mi ero costruito da me. Era imminente l'uscita di Song Girls e il mondo dei riffettari ne aspettava non troppo pazientemente l'uscita. Il più scalpitante, come era prevedibile, ero io. L'andirivieni fra casa mia e il negozio di dischi di Perugia, a bordo del mitico Dian 6 rosso, stava assumendo la forma di un viaggio circolare infinito, durante il quale in realtà, dalla Trasimeno Ovest, si fondeva con i miraggi delle Highways. Lidio, al volante, trasmetteva appieno l'insicurezza imposta dal copione di una vita rock. Puntualmente ce ne tornavamo indietro senza Song Girls e senza benzina. Ma il miracolo alla fine avvenne. Il disco era nelle mie mani e la cassetta nel mangianastre. La benzina finì subito dopo di Rindello e sulle note di Shattered l'ennesimo tramonto ci imbrattò col suo rosso indelebile. Con la tanica in mano ci avviamo come d'abitudine verso dove cazzo sarà un distributore. Come al solito persi, ma non certo perduti. Devono entrare due amici adesso. Invitavo il Bigi Massimo a raggiungerci insieme a Antonio. Stava lavorando perché parliamo di chitarre autocostruite. Prego, prego. Prego. Come fare una chitarra dal vivo. Thank you.
Thank you.